Notizie di ieri del rinvio a giudizio del sindaco e di tutta la giunta Falcomatà. Ecco, questo come può incidere nella vita politica della giunta stessa e del consiglio comunale, se può incidere? Ma allora, intanto noi siamo garantisti e quindi siamo fiduciosi che la magistratura farà il lavoro che deve fare. Io nella fattispecie, quando ho visto anomalie nella procedura di assegnazione, come è mio dovere fare, ho denunciato pubblicamente la questione, dopodiché è stata la magistratura che ha fatto il suo corso e adesso noi, essendo garantisti e non come alcuni forcaioli, non diamo giudizi prima, ovviamente, che la magistratura, il terzo grado di giudizio sia completo, per cui è una triste notizia in genere per la città. È chiaro che noi dal punto di vista politico abbiamo sin da subito ravvisato che il sindaco metteva nelle postazioni più importanti amici e parenti e abbiamo detto: se gli amici e i parenti fanno andare bene la città, ben vengano. Comunque, ad onor di cronaca, di verità, l'esposto alla procura l'ha fatto Enzo Vacalebbre, ricordiamoci. Sì, l'esposto alla procura l'ha fatto Enzo Vacalebbre. Io ho posto la questione e poi ovviamente Vacalebbre è andato lui a fare la denuncia, io ho fatto la denuncia pubblica. E quindi voglio dire, ma questo, questo però, conta poco. Alla domanda principale, quindi politicamente quali le ripercussioni, oltre ad essere, lei ha detto sono garantista. Le ripercussioni sono che è ovvio che il sindaco, prima di emettere giudizi, perché capita che spesso lui emetta giudizi sulla base di sue opinioni, che diventano quasi sentenze, stia attento a emettere sentenze, perché prima di parlare di legalità bisogna essere tranquilli e trasparenti. Il sindaco non è trasparente, non risponde alle interrogazioni, dice che noi gli dobbiamo mandare al sindaco e gli dobbiamo mandare al Presidente del Consiglio e non al sindaco, quando tutte le ricevute, io ce l'ho tutte, le farò vedere alla città, le abbiamo mandate al Presidente del Consiglio, quindi dice anche sono le bugie. Ma il problema non sono solo le bugie, l'inefficienza. Noi abbiamo detto: se i familiari e i parenti che stanno nei posti più importanti, gli amici, i cugini, fanno andare bene la città, ben vengano. Il problema è che la città va a rotoli. Il decreto Reggio è completamente bloccato, penso che sarà definanziato. Le buche nelle strade le vedono tutti, anche in pieno centro. E la spazzatura, noi paghiamo la spazzatura con i tassi più alti, diciamo le tasse più alte d'Italia. La spazzatura e i servizi, non c'è né la spazzatura raccolta nei servizi. Paghiamo l'acqua e paghiamo i servizi annessi all'acqua e non abbiamo né l'acqua né i servizi. Dice: ma è colpa delle altre amministrazioni. E così è facile. Ovviamente i cittadini hanno capito che questo qua è è una scusa del sindaco, un imbroglio del sindaco. E l'assessore alla mobilità, io lo chiamo Attila, dove passa lui non cresce l'erba, ed è me, Giuseppe Marino, non c'è una cosa che fa e la zecca. Ha fatto il tavolo di concertazione con l'ANAS dopo praticamente che la strada è stata bloccata, la tangenziale è stata bloccata per i mesi di Natale, fa il tavolo dopo, non lo fa prima. In qualunque paese democratico un assessore del genere si deve rimettere. Ci deve rimettere lui stesso la delega, per vergogna rispetto alla città. E si blocca qua la strada via San Francesco, bloccata praticamente per 15 giorni, un lavoro di un giorno e mezzo, lo fanno in 15 giorni, l'assessore ai trasporti e alla mobilità è sempre lo stesso, Giuseppe Marino, nessuno dice niente, in un qualunque paese civile si sarebbe dovuto dimettere lui stesso per vergogna o il sindaco comunque rimuovono. Queste cose passano inosservate, ma ovviamente la città deve sapere, lo stesso assessore è quello dei trasporti per l'aeroporto che ha perso 150.000 passeggeri in due anni ed è sempre lo stesso assessore Giuseppe Marino che ha detto: per noi viene prima la Calabria, no, per noi viene prima Reggio Calabria. Queste sono le cose che toccano la città e l'hanno resa una città morta. Quindi i cittadini ovviamente se ne stanno accorgendo, ma noi dell'opposizione stiamo facendo proposte concrete, stiamo dicendo come vorremmo vedere la nostra città per il futuro. Il problema è questo, la denuncia e la trasparenza sono il sale della democrazia. Quindi dal punto di vista politico il sindaco dovrebbe fare lui i conti. Quello che dico io è l'amministrazione più scarsa della storia, l'amministrazione che ha creato danni che secondo me noi ci porteremo per 150-200 anni. Per i prossimi 150-200 anni, e l'amministrazione, attenzione, che chiede la ricandidatura di Oliverio mentre contestualmente protesta contro Oliverio perché non gli ha dato le deleghe. Cioè cose da pazzi, sono cose che i cittadini devono sapere. Quindi questa città metropolitana, che è una Ferrari praticamente senza motore e senza ruote, perché il sindaco non gliene frega niente, vuole la ricandidatura di Oliverio, però si arrabbia con Oliverio perché non gli dà le deleghe. Domanda di politica nazionale, il 15 e il 16 vi siete riuniti come Fratelli d'Italia a Salerno con Giorgia Meloni,
insomma, un partito che sta crescendo, un partito che ha avuto in Abruzzo il primo presidente di regione della storia. Insomma, come le vede le prossime elezioni europee in veste Fratelli d'Italia? Ma noi stiamo facendo... Visto che lei poi è coordinatore anche cittadino della città metropolitana. Sì, Fratelli d'Italia sta crescendo in tutta Italia, ci siamo riuniti con lo Stato Maggiore del partito a Salerno con tutti gli amministratori del Sud, ci sono un sacco di ingressi nuovi, ma il problema è l'idea politica di un partito che è un partito serio, vero, che non dice fesserie, che non la spara grossa per avere più consenso, è un partito che si sta radicando sul territorio, ha 76 tra deputati e senatori, tutti, non ci sono né nani né ballerine, ma sono tutti praticamente ex consiglieri comunali o regionali, cioè gente militante che ha lavorato, che ha servito sui propri territori, è stata promossa. Ecco. Quindi il partito radicato sta crescendo, il patto con Fitto e con le altre componenti, diciamo, un po' più moderate, conservatrici europee, secondo me sarà determinante anche per superare Forza Italia, che sono nostri alleati, ma ovviamente noi stiamo cercando di proporre al Paese nel Meridione in maniera particolare un progetto che sia forte, l'Italia noi la vorremmo vedere con un fortissimo presidenzialismo e con una municipalità forte, quindi l'autonomia la devono avere i comuni, non la devono avere le regioni. Quindi uno Stato forte, unito. A maggior ragione l'autonomia della città metropolitana. Assolutamente sì. Uno Stato forte centrale può dare delle forti autonomie ai comuni, che sono la prima interfaccia con i cittadini. I cittadini ti premiano o ti bocciano a seconda dei servizi. Io sono stato a Salerno qualche giorno fa, una giunta di sinistra del PD. Ho visto una città splendida, che somiglia molto a Reggio Calabria, ma che è veramente eccezionale. Io sono rimasto veramente favorevolmente colpito, perché la buona amministrazione deve essere sempre premiata, qualunque sia. Vuol dire che sono i cittadini che devono scegliere, i cittadini che devono discernere e che poi devono votare l'amministrazione che più genera servizi e genera benessere sul territorio. Grazie.